Buongiorno a tutti, buongiorno e buona domenica. Non è facile augurarsi buona domenica in queste ore, siamo tutti preoccupati, preoccupati per i nostri figli, per i nostri genitori, per i nostri nonni. E tuttavia bisogna avere la forza, il coraggio, la lucidità, il buon senso di affrontare la situazione per quella che è. Sono ore molto delicate per l'Italia, forse tra le più delicate della storia recente del nostro paese. Perché? Perché bisogna dire la verità. L'emergenza sanitaria non è ancora al picco. Il peggio deve ancora arrivare. Dirselo è segno di maturità, perché è la verità. Proprio per questo, primo concetto che vorrei condividere con voi, dobbiamo seguire le regole. Perché se siamo in una situazione di emergenza e non seguiamo le regole, siamo all'anarchia. Seguire le regole vuol dire stare attenti a come ci laviamo le mani o la nostra vita sociale, ma vuol dire anche rispettare i decreti che il governo ha deciso di attuare. Ciascuno può avere la propria opinione, io avrei fatto così, io cos'ha. Se c'è una catena di comando, va rispettata. Secondo punto, proprio per questo mi permetto di suggerire per il futuro al governo di affiancare alla struttura valida che già sta lavorando personalità che abbiano una esperienza nella gestione delle crisi. Fuori di politichese, ci vuole uno come Guido Bertolaso a dare una mano a Palazzo Chigi in queste ore. Forse ci vuole proprio Guido Bertolaso, cioè una personalità che abbia una capacità di lavorare con governi di tutti i colori e che sia però capace anche di mettere le mani là dove serve, nella comunicazione istituzionale durante la crisi, che è un tema fondamentale, l'abbiamo visto anche stanotte, e dall'altro lato nella gestione dell'emergenza. Terzo punto, la questione economica. La questione economica è quella che più di ogni altro interpella la politica, perché sulla sanità è giusto ascoltare i medici, gli scienziati, i virologi e fare le cose che ci vengono dette. Dal punto di vista politico, ora è il momento invece di capire che o interveniamo adesso o rischiamo di perdere un pezzo delle piccole e medie imprese del nostro paese. Mercoledì io interverrò in Senato votando a favore della richiesta del ministro Gualtieri di avere più deficit in Europa, ma interverremo soprattutto per dire che occorre liquidità immediata anche alle famiglie, perché se uno fa la guida turistica e non c'è più un turista al giro neanche a pagarlo, se uno fa il trasportatore, se uno fa il commerciante, se uno fa la partita IVA e non arriva più alla fine del mese, la prima cosa da fare è bloccare i mutui, farli slittare di un anno, una sorta di anno sabbatico dei mutui. E questo vale per le piccole imprese. Poter dare le ferie, sì, va bene per una settimana, forse per due, ma poi bisogna assolutamente intervenire con gli strumenti della cassa integrazione. Anche per quelli che non avrebbero titolo per le leggi attuali di avere la cassa integrazione. E naturalmente liquidità per le aziende, sui prestiti, sui mutui, su tutto ciò che ha a che vedere con il finanziamento per evitare che ci sia un problema di cassa. Una buona notizia, tutti gli esperti dicono che queste crisi sono crisi devastanti all'inizio, ma poi si risale velocemente. Il grafico di queste crisi è a V. Il problema nostro è riuscire ad arrivare al momento del peggiore, al momento più basso della V, con le aziende ancora vive. E quindi l'intervento in liquidità, l'intervento di liquidità è fondamentale esattamente per questo. Allora, viviamo un momento molto complicato. Però se seguiamo le regole dal punto di vista sanitario, se ci facciamo aiutare da chi è esperto nella gestione di crisi, di protezione civile, e se siamo in grado di mettere in campo tutte le misure necessarie per la nostra economia, a cominciare probabilmente domani dal tenere chiusa la borsa, ecco, se facciamo queste tre cose ce la possiamo fare. Anche perché abbiamo una straordinaria forza che è la nostra qualità, la qualità dei nostri medici, dei nostri dottori, dei nostri infermieri, dei nostri ricercatori, dei nostri farmacisti e lasciatemi dire delle nostre dottoresse, delle nostre infermiere, delle nostre ricercatrici, perché nella festa delle donne a loro va un messaggio speciale. L'Italia è in una fase di difficoltà che non conosceva da tanto tempo, ma l'Italia ce la può fare. L'Italia è nelle condizioni di uscirne, a condizione che tutti noi remiamo nella stessa direzione. Nel nostro piccolo io ci sono, noi ci siamo. E il mio augurio più forte che voglio condividere è per quelle persone che in queste ore vivono la paura, la preoccupazione del contagio. L'Italia è più grande anche del coronavirus, però bisogna agire subito.